Mi sono allungato, no, invece è importante, importantissimo. Scusate, allora, c'è la parte del disciplinare, dicevo prima, è importante, specie per i dirigenti, attenzione, specie per i dirigenti, perché magari Francesco con estrema rapidità adesso... Vabbè, basta uno squiscio così. Con estrema rapidità... andrà a indicare quand'è che deve essere il dirigente, quand'è che deve essere l'ufficio procedimenti disciplinari a intervenire. Scusate, mi sono sbagliato, c'avevo pure sotto mano, me l'ero fatto. No, ma pensavo che ha detto lo saltiamo perché ne abbiamo già parlato. Tecla me ne ha fatte 3 copie, perché tanto siccome me le perdo sempre, no? Allora, però non l'ho letto. No, io adesso volevo soltanto ricollegarmi a quanto vi ha appena finito di dire il dottor Lacommare sul procedimento disciplinare, per darvi 2 notazioni proprio sul mondo del procedimento disciplinare, perché anche qui, diciamo, la normativa ha avuto una sua evoluzione, si è abbastanza aggrovigliata su se stessa, per cui forse è bene fare un po' di chiarezza sul procedimento disciplinare. È ovvio che quando parliamo di procedimento disciplinare tutti noi ci preoccupiamo, perché siamo entrati, ovviamente quando parliamo di procedimento disciplinare si entra nella fase patologica del rapporto di lavoro, significa che qualcosa è successo o sembra sia successo, credo che sia sempre opportuno utilizzare il condizionale quando siamo nell'ambito di un procedimento, perché il procedimento è proprio il luogo in cui dovrebbe, con le garanzie previste dalla legge, accertarsi se un determinato evento si è verificato o se non si è verificato, se siamo in una fase patologica del rapporto o meno. Quindi sempre la massima garanzia e cautela: chiunque di noi si dovesse ritrovare coinvolto in un procedimento, consideriamo sempre che è una garanzia, il procedimento è una garanzia, non arriva la sanzione così, ma arriva solo in esito ad una procedura volta a verificare se effettivamente quel qualcosa è successo o meno. Le norme, come dicevamo prima, il rapporto di lavoro del pubblico impiego ha avuto un'evoluzione, si è arrivato da un rapporto, diciamo, autoritativo tra pubblica amministrazione e dipendente a un rapporto paritario in cui entrambe le parti sono poste sullo stesso piano, e questo comincia a rappresentarsi anche dalla stipula del contratto di lavoro, contratto privatistico tra due parti, e da questa sottoscrizione del contratto individuale deriva anche l'instaurarsi di questa diciamo, capacità, di questa prerogativa disciplinare in capo al datore di lavoro. Sino a poco tempo fa la normativa, proprio per questo motivo, era la normativa relativa alla gestione del procedimento disciplinare, era riservata alle parti, quindi al contratto collettivo nazionale di lavoro, che definiva sia il comportamento del dipendente, sia il procedimento per verificare la violazione del comportamento, sia le sanzioni, cioè ciò a cui il dipendente potrebbe soggiacere se si comportasse violando i suoi doveri. Quindi c'è stata una sorta di rete oggi nell'ambito del procedimento disciplinare. Abbiamo una normativa che continua ad essere dettata, una normativa di base che continua ad essere dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma abbiamo avuto dell'etere integrazione da parte della norma nazionale, del legislatore nazionale. Etere integrazioni che ci discendono sia dal nuovo dalla legge sull'anticorruzione, sia dal decreto legislativo 150 e sia anche dal regolamento approvato con DPR 62 del 2013 sul comportamento dei pubblici dipendenti, sui doveri di comportamento dei pubblici dipendenti. Perché questa norma, questo DPR lo ritengo importante? Lo ritengo importante perché ha normato la possibilità di ulteriori sanzioni oltre quelle previste dal contratto nazionale di lavoro a carico del dipendente che compie atti contrari ai doveri d'ufficio. E quali comportamenti? Proprio quelli in violazione del codice di comportamento, e quindi anche ci ricolleghiamo alla normativa sull'anticorruzione da cui discende il codice di comportamento. Se noi andiamo infatti ad analizzare la portata dell'articolo 16 di questo DPR 62 del 2013, andiamo a verificare come ci dica esplicitamente che la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione dà luogo
oltre che a responsabilità penale, civile o amministrativa del pubblico dipendente, anche a responsabilità disciplinare. Quindi introduce un'altra forma di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Quindi questo è proprio il grimaldello con il quale il legislatore ha introdotto in un ambito privatistico, con delle norme di carattere pubblicistico, la legge, dell'ulteriore sanzione. Quindi ha dato modo alla, diciamo, agli uffici disciplinari o ai responsabili della materia disciplinare, che ora andremo a verificare, di colpire anche comportamenti ulteriori, quei comportamenti che proprio vanno a violare i codici di comportamento e quindi che vanno a violare quel corpus di norme e di garanzie e quei principi di eticità nel rapporto di lavoro di cui prima, a cui prima accennavamo. Sanzioni. Cerchiamo di essere ancora adesso più stringenti. Noi abbiamo codificate un certo, le sanzioni sono codificate, cioè non possono essere erogate altre sanzioni diverse da quelle previste dal contratto. Queste sanzioni vanno dal rimprovero verbale, passando al rimprovero scritto, alla multa, alla sospensione, al licenziamento con e senza preavviso. Queste sono le sanzioni tipiche previste per le violazioni dei doveri di comportamento. Procedure. E qui entriamo nella fattispecie forse più delicata, sulla quale è bene fare un focus. Chi è titolare dell'azione disciplinare? Sembra ovvio dire, abbiamo un ufficio procedimento disciplinare, l'ufficio procedimento disciplinare si occupa di verificare la realizzazione di questi diciamo, adempimenti illeciti. Non è così. La norma vuole proprio dare uno stretto legame, vuole che si leghi strettamente la responsabilità di un capo ufficio, di un dirigente, di un soggetto titolare di competenze organizzative e quindi sul personale, con la valutazione dei comportamenti che i dipendenti che a lui devono rispondere tengono. Per cui la norma prevede che quando i comportamenti possano integrare delle sanzioni punibili entro un certo livello di gravità, il titolare dell'azione disciplinare sia il dirigente responsabile. Quali sono questi limiti? Sono le sanzioni che arrivano sino alla multa. Quando il dipendente compie o si presuppone abbia compiuto un'azione punibile con una sanzione sino alla multa di importo non superiore alle 4 ore di retribuzione, la competenza specifica è del responsabile dell'ufficio cui lo stesso appartiene, sempre però se abbia qualifica dirigenziale, perché questa è il rovescio della medaglia della responsabilità dirigenziale, cioè il legislatore mette in capo al dirigente questa specifica responsabilità, quella di gestire il personale che ha detto la struttura che lui dirige. Quindi in questo caso c'è una specifica responsabilità in capo al dirigente di attivare l'azione disciplinare quando viene a conoscenza di fatti o di comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Diversamente, se si ritiene che questo comportamento sia di gravità tale da poter dar luogo a una sanzione maggiore, allora il responsabile dirigenziale di quell'ufficio passa gli atti all'ufficio disciplinare che se ne occupa. Ovviamente potrà anche l'ufficio disciplinare verificare che quella sanzione non merita una sospensione ma merita soltanto una multa, ma ciò non toglie, quello che conta è la valutazione che in quel momento ha fatto il responsabile, il dirigente responsabile del collega che è in corso in questo intoppo. Le procedure da seguire sono procedure che sono anche queste codificate, bisogna starci molto attenti perché ci sono dei termini di prescrizione, per cui se l'azione non viene attivata, l'azione disciplinare non viene attivata e conclusa entro certi termini, si cade nella, tra virgolette, prescrizione del fatto e questo vedremo anche alla fine, comporta una responsabilità in capo al dirigente titolare dell'azione disciplinare che risponderà di questo, però lo vedremo dopo. Questa procedura, che vi ho detto si deve aprire con questi termini diciamo ben precisi e codificati, non vale soltanto per una tipologia di sanzione. Il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro è infatti previsto, per uno specifico richiamo della norma nazionale,
che per diciamo, le condotte sanzionabili col semplice rimprovero verbale, questo possa essere irrogato dal responsabile senza particolari formalità o procedure. Nel senso, non c'è bisogno di attivarci con una formale contestazione degli addebiti del dipendente in cui andiamo a specificare in concreto che cosa sarebbe successo e chiedergli di giustificarsi nei tempi e nei modi dovuti. Quindi in questo caso, è che diciamo, è la fase iniziale, il responsabile dell'azione disciplinare può chiamare il dipendente direttamente, senza alcuna formalità, chiedergli ovviamente, perché il fatto che non ci sia una forma non significa che debbano essere rispettate una determinata procedura di buon senso, sarei dire, non c'è bisogno di scomodare grossi principi, ma chiedergli: ho capito, mi è arrivata voce, ho saputo che, tu cosa mi dici, ti giustifichi, non ti giustifichi, è un comportamento che hai tenuto, non hai tenuto, cioè si fa in maniera molto informale ciò che ordinariamente dovrebbe essere codificato in documenti, e alla fine di questa piccola procedura si irroga la sanzione, fondamentale perché è quella che tiene, a mio avviso, in piedi il corretto rapporto gerarchico che lega un dirigente con i propri collaboratori. Cioè si deve sapere che ad un errore incorre la sanzione. Questa sanzione può essere anche data in una maniera abbastanza informale, interna, limitata, senza diciamo incorrere poi in sanzioni che vanno a finire nel fascicolo personale, però per riportare il rapporto, diciamo, di collaborazione tra dipendente e dirigente in un alveo più consono. Detto ciò, volevo soltanto portarvi l'attenzione un articolo, l'articolo 55 sexies del decreto legislativo 165 del 2001, che è stato introdotto da ultimo dal decreto legislativo 150. Qui c'è un'altra forma di eterointegrazione delle sanzioni. Ne abbiamo introdotto un'altra sanzione che non era prevista dal nostro contratto collettivo, e cioè: nel caso di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno per violazione da parte del dipendente degli obblighi concernenti prestazione lavorativa stabilita da norme, regolamenti, dal contratto o dal codice di comportamento di cui oggi ci siamo occupati, comporta l'applicazione nei suoi confronti, o non ricorrono presupposti per altre sanzioni più gravi, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 fino a un massimo di 3 giorni fino a un massimo di 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento che la pubblica amministrazione ha dovuto erogare. Quindi questo è un esempio proprio di ulteriore sanzione introdotta a carico dei dipendenti che causino un danno alla pubblica amministrazione, non prevista dal contratto ma prevista da legge, proprio per rimarcare il carattere antigiuridico del comportamento. Quello che però mi premeva più farvi vedere era la parte finale di questo articolo 55 sexies, e cioè la parte patologica: cosa succede se chi è tenuto ad esercitare l'azione disciplinare in senso lato, quindi non soltanto in questo caso ma in tutti i casi in cui l'azione disciplinare è esercitabile, in cosa incorre. Ve lo leggo perché penso che queste poche parole siano molto esemplificative. Il mancato esercizio, la decadenza dall'azione disciplinare, quindi la volontà di non aprire un procedimento disciplinare o non averla aperta soltanto perché mi sono decorsi i termini, che sono dovuti ad omissione o ritardo senza giustificato motivo degli atti del procedimento disciplinare, comporta per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, quindi per i dirigenti, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino a un massimo di 3 mesi, ed altresì la mancata attribuzione delle retribuzioni di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata di sospensione. Quindi capite la durezza della legge nei confronti del dirigente che non esercita l'azione disciplinare nei tempi e nei modi dovuti. Questo non significa che bisogna stare col fucile puntato a colpire ogni sanzione, significa che vengono colpiti coloro che non gestiscono la situazione che si presenta alla loro attenzione.
gestirla, nel senso valutarla, dire che non è un comportamento disciplinarmente censurabile, valutarla, aprirla e chiuderla nei tempi dovuti. Il mancato esercizio non è un atto di buonismo, ma è un atto di buonismo che, se fatto, comporta un prezzo abbastanza elevato da pagare. Questo significa che vale per i dirigenti, ma non vale per i tecnologi. Aspetta. Che hanno l'incarico. Aspetta. Ultimo comma. Il risultato sono noi che l'abbiamo. Ultimo comma, vado avanti, la riservavo alla fine. Ai soggetti, continuiamo le ultime tre righe, ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale, si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. Questo cosa significa? Senza entrare in quell'argomento là, significa che chiunque, per il proprio ruolo, pur non essendo un dirigente, venga a conoscenza di un atto contrario ai doveri d'ufficio e non svolge le azioni dovute, cioè di comunicarlo quantomeno, o di attivarsi per fare in modo che il procedimento disciplinare si attivi, è passibile di una sanzione pari alla sospensione dal servizio, anche questo fino a 3 mesi. Quindi capite che siamo tutti coinvolti. Bisogna esaminare con attenzione le fattispecie, gestirle, non metterle come la polvere sotto il tappeto, perché è la cosa peggiore che possa essere fatta, valutarle con attenzione, perché a volte, ve lo dico per esperienza, tante segnalazioni che ci sono arrivate potevano sembrare comportamenti da sanzionare, ma di fatti non lo erano. Nell'ambito del procedimento si è verificato che c'erano delle esimenti, che c'erano dei motivi di giustificazione, oppure che non integravano quegli estremi tipici della sanzione disciplinare, anche se avevano un loro disvalore. Questo non significa però che un atto che abbia in sé il disvalore di atto compiuto magari con poco garbo, con poca cortezza, oppure non compiendo completamente il proprio dovere d'ufficio, integri di per sé stesso, per come fatto, gli estremi di una sanzione, di un comportamento disciplinarmente censurabile. Quindi vi invito soltanto alla fine a valutare questo: il procedimento disciplinare è un momento di garanzia, quindi non abbiamo paura ad esercitarlo, e soprattutto, vista le responsabilità che sono in capo a tutti noi nel momento in cui veniamo a conoscenza di azioni che potrebbero essere state commesse in violazione dei doveri di comportamento, apriamo i procedimenti, verifichiamo e arriviamo alla conclusione, perché le sanzioni altrimenti possono essere maggiori della concreta sanzione applicabile nel caso di specie. Qui spero di non essermi deluso troppo. A posto, grazie. Bene, ora è il momento.